Salve, ce ne sono Jack di Gaming and Knowledge, un canale all'interno del quale faccio qualche gameplay, a volte chiacchiero di qualcosa, faccio anche dei video divertenti, continuo a spammare il mio video sulle zanzare, dateci un'occhiata. Dopo una lunghissima serie su Dark Souls 3, nella quale abbiamo eliminato ogni nemico, fatto ogni cosa, raccolto ogni cosa, fatto ogni cosa no, perché in realtà qualche missione secondaria col New Game Plus in realtà ancora c'è. Ma per adesso torniamo su Dark Souls Prepare to Die. Anzi, andiamo su Dark Souls Prepare to Die, più avanti torneremo magari su Dark Souls 3 e iniziamo questa nuova avventura in cui, come potete vedere, ho deciso di tenere una piccola webcam. L'immagine sarà piccolina, di lato non darà fastidio, ma c'è ed è sempre qualcosa in più che ho voluto provare ad utilizzare. Bando alle ciance, iniziamo. Ok, iniziamo con la luminosità. La fiamma mano del drago, va bene. Classica cosa, così va bene, ok. Impostazioni varie. Velocità visuale, vabbè, queste cose magari poi le modifichiamo dopo. HUD, musica ed effetti. Per adesso va abbastanza bene, ok. Risoluzione già l'ho sistemata prima. Ok, vari tasti, cosa c'è là sopra? Ok, andiamo avanti. Bene, creazione del personaggio. Molto, molto spartana rispetto a Dark Souls 3. Devo dire che lo trovo apparentemente più semplice. Allora, intanto iniziamo decidendo le cose principali, no? Nome. Devo fare con la freccetta. Ok, accetta. Come diavolo si fa? Invio. Ok. Sesso maschio, classe. Allora, su Dark Souls 3 abbiamo iniziato con il cavaliere che ci ha dato un bel po' di roba. Niente male. Il nostro curiere è poi diventato molto molto figo andando avanti, ma era in genere un personaggio eclettico. La scelta del cavaliere l'ho fatta unicamente per le statistiche, perché volevo c'è una delle statistiche, insomma, che la volevo bassa, calcoli che mi ero già fatto in passato, ma adesso con la statistica non la vedo più. Allora, fede, intelligenza, resistenza, destrezza, forza, stamina, volontà, vitalità e basta. Poi abbiamo umanità. Devo dire che lo sto trovando veramente veramente bello. Chierico, un vero enigma, armato soltanto di clava e scudo di legno. Estremamente equilibrato. In realtà è il livello più alto degli altri, discriminato. E questa cosa non mi piace perché ha troppi punti statistica. Invece voglio essere io a decidere dove mettere i punti statistica. Il piromante mi sembra forse il migliore. Vediamo, destrezza, forza, stamina. Ha punti bassi in fede e in destrezza. Bisogna sceglierne uno con una statistica che magari non vogliamo aumentare. Ma mi sembra che qua le aumenteremo praticamente tutte. Bandito ha molta stamina. Ok, scegliamo il piromante, il quale ha il livello più basso e credo sia forse più versatile. Tocca adesso scegliere gli oggetti. Apre qualsiasi serratura base. Equipaggiamento iniziale del ladro, quindi il ladro ha già una chiave universale. Aumenta leggermente i PV. Antico anello che aumenta la piromanzia. Un semplice giocattolo, magari i ricordi possono tenerti in vita. Il binocolo, wow! Spiritello chiamato umanità si può trovare sui cadaveri. Bomba incendiaria. Vabbè, direi che ci prendiamo la bella chiave universale, no?
Ok, possiamo sistemare il fisico. Spalle testa grossa, spalle muscolose, un po' come me. Bene, adesso darò una sistemata un pochettino al personaggio per farlo sembrare magari più interessante. Qui ci perderò un po' di tempo. Ok, non è stato semplice. Ho cercato di farlo sembrare più umano possibile, di farlo sembrare un normale semplice uomo. Spero di avercela più o meno fatta. E niente, mi sa che non ci resta altro che partire. Partiamo. Ok, iniziamo il gioco con questo piromante. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of gray crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came. And found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights, and the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Wow. Bella intro. Yes, indeed.
intrigante. Ma che non morti, non gli umani. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Wow. Ora spiego perché sono molto sorpreso di quello che sta succedendo. Quindi noi siamo dei non morti e dovremmo teoricamente aspettare qui fino alla fine del mondo, quando le fiamme si estingueranno. Ecco perché le fiamme sono importanti. Wow, un cavaliere. Wow. Folle, folle. Wow. Allora, io ho giocato a Dark Souls 3 senza conoscere niente di Dark Souls. Adesso prendo Dark Souls 1 e tutto acquista senso. Dark Souls 3 rispetto all'1 è un gioco che ti lascia, cioè non ti dice nulla. E il motivo per cui non ti dice nulla è perché c'è Dark Souls 1, appunto. Ho giocato Dark Souls 3, quindi veramente chiedendomi cosa stesse succedendo. Su Dark Souls 3 non ti dicono proprio nulla, completamente niente. Sai qual è il tuo scopo? Ovvero andare a prendere quei tizzoni, riportarli e poi ridare vita alla fiamma o qualcosa del genere, anche se alla fine non ho ben capito cosa succede. Ha parlato qui del segno maledetto e abbiamo visto che quel segno maledetto è quella specie di cerchio nero con le fiamme intorno, quella specie di eclissi che abbiamo alla fine di Dark Souls 3. Quindi il mondo di Dark Souls è un mondo alternativo, un universo alternativo basato su delle teorie greche, di filosofia greca, le quali dicevano che inizialmente c'era il nulla, poi il fuoco ha creato gli elementi, ha creato la vita. Non mi ricordo bene chi erano questi filosofi che avevano varie teorie di questa tipologia, ognuno la modificava, la narrava in maniera un po' diversa. Comunque Dark Souls si rifà a questo, quindi abbiamo un'era iniziale in cui ci sono questi draghi, successivamente il fuoco dà vita a delle creature diverse. Tra queste creature abbiamo Gwyn, abbiamo Izalith, altri nomi che abbiamo letto, che ho letto su Dark Souls 3, negli equipaggiamenti di Dark Souls 3, nei vari strumenti. Questi esseri sfidano i draghi e li uccidono. Su Dark Souls 3 non abbiamo trovato nessun drago, solo quelle specie di viverne, se non sbaglio. E poi abbiamo quel drago che invece ha tradito i suoi simili, quindi deve essere ancora vivo. E quindi Dark Souls 1 ha senso, a differenza di Dark Souls 3, che, cioè, non è che non dico che non abbia senso, ma è qualcosa di, c'è chiuso in se stesso, non ti dice nulla di particolare. Wow. Quindi viene gettato un non morto che però possedeva una chiave. Abbiamo questo pugnale spezzato, ma dovremmo avere più cose. Cos'è questo, il menu? Oh mio Dio, questo è il menu. Il menu in alto a destra. Wow. Esame e usa gli oggetti. Oh mio Dio, molto molto diverso. Perdi umanità, anime e ritorni al falò. Wow. Questo oggetto in realtà ce l'avevamo anche su Dark Souls 3, solo che non l'ho forse mai nemmeno letto, perché ce l'avevo dall'inizio e l'ho ignorato. Indica un non morto maledetto, quei marchi con i quali si sono rinati dopo essere morti. Quindi i non morti erano umani, non morti e rinati. Quindi noi siamo vivi grazie al segno maledetto.
ma un giorno perderanno il senno e diventeranno esseri vuoti. Quindi il destino dei non morti, ovvero degli umani, credo, degli umani che sono morti, è quello di rinascere, ma poi di perdere il senno. Quindi noi abbiamo anche questo destino, forse, di perdere il senno e diventare come tutti gli altri esseri che sono qua in giro, che ci attaccano. La morte provoca il segno oscuro con il quale esso ritorna all'ultimo falò. Provoca il segno oscuro nel quale esso ritorna all'ultimo falò in cui è riposato, ma al prezzo di tutta l'umanità e tutte le anime. Va bene, cristallo. Sempre Simo di Comune, il cristallo nero è garantito dei non morti, ai non morti banditi. Il cristallo rimanda i fantasmi alla propria casa o ti riporta la tua. Se intendi instaurare relazioni solide, fai attenzione all'uso volubile di questo oggetto. Apre qualsiasi serratura base. Chiave cella nel sotterraneo. Il sotterraneo di rifugio. Non morti settentrionale? Palla di fuoco, una prima piromanzia. Che se non sbaglio avevano degli usi, cioè si consumavano, non ricordo come funzionano, perché qua non abbiamo il PA. Scaglia palla di fuoco, i danni causano causati dalle palle di fuoco le rendono efficaci contro le bestie corporee non morti che temono le fiamme per natura. Slot utilizzati, utilizzi 8. Ah, ok. Bello. Ne possiamo usare 8 fin quando non torniamo, credo, al falò. Abbiamo solo quest'arma, quindi forse riprenderemo dopo le nostre cose. Diplomati della Grande Palude. Ok, quindi abbiamo gli equipaggiamenti della Grande Palude. Grande Palude che c'era su Dark Souls 3, però forse non era la stessa palude che c'è qua. Ok, quindi ci troviamo qua e dobbiamo avanzare. Chiudo un attimo e riprendiamo subito. Rieccoci qua. Mamma mia, quanto tempo per attaccare! Oh cazzo! Click! Click! Primo colpo molto lento, secondo più veloce. Inoltre, non c'è quella meccanica che praticamente memorizza i tasti, almeno mi sembra non ci sia. Wow, messaggi anche qua. Ovviamente tutorial. La mira è uguale. Molto più buio. Attacco. Wow! Dei vermicelli che dovrebbero esserci anche su Dark Souls 3. Dovrebbero essere gli stessi che forse divorano Irina. Almeno credo. Solo che qua si vedono chiaramente. Oh mio Dio. Oh mio Dio, quattro colpi, faccio schifo. Fighissimo, oh mio Dio, cos'è quello? Un demone. Ah, assomiglia a quello là di pietra. Allora, perciò questa gentaglia qua sta aspettando la fine del mondo. Ma chi è? E perché sta aspettando la fine del mondo? Allora, abbiamo detto che i draghi sono stati eliminati. È stato creato una sorta di nuovo mondo, più o meno. Un nuovo ordine mondiale, diciamo, no? Però ci si è resi conto che la fiamma sarebbe spenta e quindi nel frattempo i non morti, che sono impazziti, sono stati richiusi. Ecco, sì, quindi credo sia questo. Questi non morti sono rinchiusi perché appunto sono impazziti. L'attacco potente quasi quasi è veloce quanto l'attacco normale. Wow, un ratto! Fantastico, l'inizio di Dark Souls 1 è bellissimo, bellissimo. Tutto è molto molto chiaro. Molto molto buio. Ho fatto l'attacco pesante, ma
Non si è caricato o sbaglio? No, sembrerebbe di no. Non si caricano gli attacchi. Allora, levetta destra, cioè levetta sinistra. Ah, uguale. Si mette in questa posa che in realtà sarebbe la parata. Qui non abbiamo quelle specie di weapon art. Oh mio Dio, di ragdoll. Mi sono tirato il corpo. Come ho fatto? Ok. Lo trovo molto molto fluido. Avevo paura che sarebbe stato terribile, invece no. Tutt'altro. Primo falò. Ma come cazzo? Come è saltato? Wow, si lascia il tasto di corsa e si ripreme. Mi devo informare riguardo i muri invisibili perché non ho intenzione di passare il tempo anche qua a colpire ogni muro che vedo. Ok. Fantastico. Va bene, allora, questo primissimo video ho intenzione di fermarmi qua. Come sempre, come ho fatto su Dark Souls 3, voglio mantenere un format leggero di video che non superano intorno, insomma, ai 15 minuti. Intorno ai 15 minuti devono essere questi video. Cosa abbiamo scoperto in questa prima partita che non ho fatto in realtà nulla, ma mi è piaciuto e sono soddisfatto. Abbiamo scoperto che il mondo di Dark Souls 3 e di Dark Souls in generale si basa sulla filosofia di Eraclito, Eraclidea, la quale ci dice che in origine appunto l'universo si forma dal fuoco, cioè secondo la filosofia di Eraclito il fuoco ha generato tutti gli altri elementi, ha creato la vita e ci sono sempre una serie di cicli, esattamente più o meno come Dark Souls, qualcosa del genere. In realtà cioè, alcuni pensano che la filosofia di Eraclito dica questo. Poi il fatto del tutto scorre, pandarei, può essere in realtà interpretato in vari modi, ma in generale è questo. Appunto il fuoco che genera tutto, genera nuova vita e nuovi cicli che cambiano il mondo, cambiano l'universo. E va bene, siamo qui, finalmente abbiamo capito cos'è Dark Souls, dopo un'intera run di Dark Souls 3 in cui non avevamo idea di cosa fosse il mondo in cui stavamo andando in giro. Siamo su Dark Souls 1, un gameplay che mi sembra molto buono. E niente, ragazzi, queste sono le mie considerazioni su questo gioco. Credo che mi divertirò. Ci vediamo al prossimo video.